bentornati sul mio canale, io sono Fabrizio Conte e anche oggi abbiamo un nuovo tutorial. Oggi parleremo dell'effetto Dodge & Bark, che ho visto ultimamente sui social sta tornando un po' in auge, con pareri discordanti tra chi è molto a favore, chi dice che si utilizza troppo, eccetera eccetera. Allora, in che cosa consiste l'effetto Dodge & Bark? Consiste sostanzialmente nel enfatizzare le luci e le ombre di una determinata immagine. Da dove deriva? Deriva sostanzialmente dai due strumenti che abbiamo qui, che in italiano si chiamano strumento scherma e brucia, e in inglese si chiamano appunto strumenti Dodge e Burn. Per quanto riguarda questo effetto, ovviamente abbiamo due modi di utilizzarlo. Innanzitutto vi faccio vedere che, duplichiamo la nostra immagine, Command J, vi faccio vedere come funzionano i due strumenti. Serve, vedete, ad enfatizzare la luce di un ritratto. Andando qui su mezzi toni e ombre, luci, scegliete quale elemento, quindi le ombre, i mezzi toni o le luci, enfatizzare, e come potete vedere aumenta la chiarezza di un'immagine, la luminosità. Lo strumento brucia invece, al contrario, andiamo sempre ad utilizzare i mezzi toni, vedete, scurisce un'immagine. Allora, quando io inizio ad utilizzare Photoshop, questi due strumenti vengono utilizzati soprattutto per i ritratti in bianco e nero, per enfatizzare appunto il rapporto tra il bianco e il nero. Vi faccio vedere, facciamo molto velocemente, regolazioni, bianco e nero, ok? Vi faccio vedere, utilizzandolo direttamente sull'immagine, vedete, io vado ad enfatizzare quelle che sono le parti più buie, ok? Soprattutto questo lato, e poi con lo strumento brucia, con lo strumento scherma, vado ad enfatizzare le luci, ok? Realizzare questo effetto vi sono diverse possibilità. Vi faccio vedere innanzitutto quella manuale, cioè dove voi avete il pieno controllo. Andiamo un po' alla nostra immagine, creiamo un nuovo livello neutro, lo riempiamo con un colore grigio, quindi Shift F5 grigio, oppure andate su modifica, riempi. Adesso cambiate il metodo di fusione da normale in sovrapponi o luce soffusa, io vi consiglio sovrapponi, e andiamo a enfatizzare le luci. Restringiamo un po' il nostro pennello, abbassiamo l'esposizione ad un 50% ed andiamo a lavorare sul lato delle luci, così, ecco qua, in questo modo qui, ecco qui, enfatizziamo tutte le luci. Adesso prendiamo invece il nostro strumento brucia, lo mettiamo sempre, lavorando sempre sui mezzi toni, 50%, e andiamo ad enfatizzare le ombre, quindi questo lato qui della nostra immagine. Ecco qua, un po' sugli occhi, eccoli. Allora, come potete vedere, questo è il risultato. Ovviamente adesso noi, andando a lavorare sull'opacità, possiamo determinare qual è il grado di effetto. Io direi di stare tra un 40 e un 50%. Ecco qua. Ok, questa è la maniera, diciamo, basilare di utilizzare questo effetto. Ma torniamo indietro, cancelliamo tutto ed andiamo a vedere adesso un uso un po' più professionale. Copiamo la nostra immagine e vediamo come realizzare il nostro effetto Dodge & Burn con le curve. Quindi abbiamo due livelli di curve. Uno lo chiamiamo ombre, l'altro lo chiamiamo luci. Allora, su ombre andiamo ad enfatizzare le ombre, appunto, così, e su luci andiamo ad enfatizzare le luci, così, quindi tirando su la nostra curva. Poi selezioniamo entrambi i livelli, premiamo Command G per creare un gruppo, e come potete vedere, accendendo e spegnendo l'occhio, abbiamo già un primo risultato, ovviamente molto marcato. Quindi che cosa facciamo? Andando in opacità, qui possiamo regolare la quantità di effetto che vogliamo appunto donare alla nostra immagine. Possiamo anche qui dare una percentuale pari al 50%, ok? Vedete? Adesso vediamo come enfatizzare ancora di più il nostro effetto. Andiamo a aggiungere una mappa sfumatura, ok? In bianco e nero, come potete vedere, e cambiamo il metodo di fusione in multiplica. A questo punto doppio clic qui sullo spazio vuoto,
Quindi per dosare l'effetto andiamo qui, andiamo a dividere il cursore, quindi tenendo premuto Alt prendiamo questa parte sinistra del cursore e la tiriamo verso sinistra fino a qui alla zona un po' di grigi più intensi, e lo stesso facciamo con il cursore di sopra. E qui vedete, andate a fondere proprio la quantità, infatti questo pannello si chiama fondi se il grigio ha questi dati, quindi questo livello ha questa gradazione di grigio qui, fondi, e lo stesso vale per il livello sottostante. Ok? Quindi decidete voi quando fondere, se fondere quel colore a questa tonalità di grigio. Io do ok, e anche qui vado a lavorare sull'opacità, diciamo un 50%, e olè. Adesso possiamo vedere un prima e dopo della nostra immagine. Vedete? L'immagine iniziale era questa, adesso è questa qui. Ok, vi faccio vedere un altro metodo più veloce, anche forse il migliore, utilizzando solo la mappa delle sfumature. Quindi andiamo nel pannello dei livelli, sul livello di riempimento o di regolazione, andate su appunto mappa sfumatura, andiamo a cambiare il metodo di fusione in moltiplica, facciamo due clic qui sulla parte vuota, andiamo ancora una volta a splittare i cursori, li portiamo più o meno in questa parte qui, questo lo portiamo più o meno allo zero, diamo ok e andiamo a lavorare qui su questa barra, facciamo doppio clic, aggiungiamo un nuovo colore in mezzo, come facciamo? Clicchiamo qui, vedete? Ok, e a questo colore però, che adesso è nero, noi vogliamo dare, innanzitutto resettiamo la posizione, la posizione vedete qui 47%, noi diciamo al 50%, precisamente a metà, e poi andiamo a dire che tipo di colore vogliamo, facciamo un clic qui, andiamo sulla B, Brilliance, quindi la brillantezza, gli diciamo 50%, quindi stiamo dicendo che vogliamo un grigio, facciamo ok, e come potete vedere la nostra immagine è tornata al punto di partenza. Adesso, spostando i cursori, questi tre cursori, possiamo andare a lavorare sulla brillantezza, quindi sulla luminosità e sulle ombre di questa immagine. Allora guardate, vedete, se prendiamo il cursore centrale abbiamo questo effetto. Okay, spostando verso i bianchi avremo un'immagine più scura e viceversa. Se prendiamo quello del nero, lo spostiamo verso il bianco, abbiamo una chiusura, vedete, dei neri. Se prendiamo il bianco, lo spostiamo verso il centro, abbiamo, vedete, un'apertura delle luci. Ok? Torniamo indietro e io direi di andare a lavorare sul grigio in questa maniera qui. Diamo ok. Facciamo un prima e dopo, vedete? Vedete la nostra immagine come è cambiata. Adesso che cosa possiamo fare? Qui possiamo sempre lavorare sull'opacità, quindi io direi un 75%, così, in modo da non chiudere troppo i neri, guardate soprattutto sui capelli, ma nel momento in cui appunto l'effetto, ad esempio sui capelli, secondo me è un po' troppo marcato, andiamo a lavorare con il pennello, quindi prendiamo un pennello B, premendo il tasto B, di colore nero, lo andiamo a sfumare ad un'opacità del 50% e andiamo a passare sui capelli, così. E ridiamo appunto la giusta luminosità ai capelli che erano neri, e quindi con quell'effetto tornano ad essere ancora più neri. Ed ecco qua, come potete vedere, il nostro effetto potremmo dire è completo. Ovviamente ancora lavorando sul cursore qui, potete tornare a dare più o meno effetto, come potete vedere anche sulle labbra è un po' troppo pesante, quindi ancora con il pennello vado, ecco qua, a toglierlo. Quindi dicevo, con l'opacità potete regolare il vostro effetto e potete, sempre andando a fare doppio clic qui sopra, ancora andarla a regolare tramite, vedete, il movimento dei cursori, quindi aprendo ancora le ombre, aprendo le luci. Decidete voi il grado di contrasto che volete dare alla vostra immagine. Vedendo queste tecniche avete una miriade di opportunità e di gradazioni dell'effetto da poter aggiungere alle vostre foto. Vi do solo un consiglio, state molto attenti perché l'effetto diventa molto facilmente molto pesante. Come potete vedere qui le ombre sotto il mento sono diventate totalmente nere, quindi dovete stare attenti a dare la giusta dose, vedete? O altrimenti andate sempre con il pennello, ritornate opacità al 100%, con il pennello
al 50 andate ad aprire leggermente le ombre. Magari diamo... Oggi è tutto, signori, vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al mio canale, invito a condividere con gli amici il video se vi è piaciuto ed inoltre a lasciare nei commenti qualche richiesta particolare se avete bisogno, scritto nei commenti, e provvederò a realizzarlo quanto prima. Andiamo al prossimo tutorial.